In questo numero di High Tech Innovazione Magazine, l'intelligenza artificiale arriva sui nostri smartphone. In calo il surplus della bilancia tecnologica. Il digitale trasforma il welfare aziendale. Un saluto da Marperna e ben ritrovati col nostro consueto spazio dedicato alla tecnologia. Ovviamente nel segno del nuovo anno, quindi prima di tutto auguri davvero per un prospero e sereno 2024. Ma come sarà l'anno nuovo parlando proprio di tecnologia? Ecco, non abbiamo la sfera di cristallo, ma qualche previsione la possiamo azzardare con relativa certezza. Ovviamente il tema dominante sarà quello dell'intelligenza artificiale, che aumenterà ulteriormente la sua sfera di influenza e quindi anche l'attenzione degli organi competenti alla sua vigilanza, soprattutto dopo la recente approvazione dell'AI Act, ovvero la legge europea dedicata proprio a questo argomento. Ma l'aspetto che forse sfugge leggermente di questa rivoluzione è che l'intelligenza artificiale sta già anche plasmando i dispositivi tecnologici, tanto che si inizia addirittura a parlare di AI PC, AI smartphone, AI tablet, ovvero di prodotti non solo sviluppati grazie all'intelligenza artificiale, ma anche con funzionalità e applicazioni guidate proprio da questa tecnologia. Ecco perché dobbiamo aspettarci che i dispositivi che arriveranno quest'anno saranno molto più versatili, molto più potenti, molto più intuitivi e svolgeranno da soli in autonomia molti compiti. Ma questi dispositivi cambieranno anche nel design e questa volta il merito è dell'evoluzione degli schermi. Nel 2024 vedremo infatti sempre più prodotti foldable con i dispositivi e i display pieghevoli, non solo usati negli smartphone ma anche nei PC e nei tablet. Possiamo azzardare anche l'arrivo di prodotti trifold con triplo schermo pieghevole e addirittura i primi modelli commerciali dotati di schermi arrotolabili. Tra questi oggetti, quelli più attesi del 2024, ci sarà ovviamente anche l'iPhone 16, ma anche l'arrivo di Windows 12 che integrerà per la prima volta proprio in modo massiccio l'intelligenza artificiale. Insomma, comunque non mancheranno gli argomenti di cui parlare insieme, a me non mi resta che salutarvi e augurarvi alla prossima. Nel 2022 il saldo complessivo della bilancia dei pagamenti della tecnologia ha raggiunto un surplus di 800 milioni di euro, in calo rispetto al valore record registrato nell'anno precedente, pari a 2,1 miliardi. Lo rende noto la Banca d'Italia, sottolineando che la riduzione dell'avanzo ha riflesso il peggioramento dei saldi di tutte le principali componenti, tranne quella relativa ai servizi di ricerca e sviluppo. Il surplus della bilancia tecnologica è interamente dovuto alle imprese manifatturiere, che realizzano circa il 60% delle esportazioni. Si mantiene elevata la quota dell'interscambio delle imprese appartenenti a gruppi esteri. Nonostante la crescita relativamente sostenuta degli ultimi 15 anni, l'interscambio di disembodied technology dell'Italia in rapporto al PIL rimane al di sotto della media europea e di quella dei maggiori paesi dell'area. La riduzione del surplus nel 2022 è dovuta all'ampliamento del deficit nei confronti dei paesi OCSE, verso i quali si realizzano i tre quarti delle esportazioni e il 91% delle importazioni. Sono peggiorati i saldi relativi a numerosi paesi, in particolare gli Stati Uniti, la Svizzera, la Francia, la Germania e l'Irlanda. L'avanzo verso i paesi non appartenenti all'OCSE è invece cresciuto. L'incremento ha riguardato soprattutto Qatar e Brasile. Come sta cambiando il welfare aziendale alla luce della sempre maggiore diffusione del digitale? A parlarne in un'intervista di Barbara Millucci per l'Ital Press è Fabrizio Ruggero, direttore generale e CEO di Edenred Italia, società specializzata in soluzioni e servizi che semplificano il mondo del lavoro per le aziende. Il welfare sta cambiando sostanzialmente per due motivi. Il primo è che tutta la trasformazione digitale porta i nostri servizi all'interno del mobile. Quindi rispetto a 5 anni fa, quando l'accesso a tutti i servizi era esclusivamente sul desktop, quindi seduti davanti al nostro PC, oggi le soluzioni digitali ci consentono di semplificare e ci consentono di portare dei contenuti a disposizione del cliente in mobilità e quindi nel momento in cui lui vuole avere accesso ai servizi.
Secondo elemento, oggi il welfare è una piattaforma ed una definizione che si è allargata moltissimo. Questo fa sì che in realtà all'interno della piattaforma ci siano molti più servizi che spesso sono integrati in maniera digitale, senza essere operati direttamente da noi, ma semplicemente noi diventiamo, chiamiamolo, un marketplace. Certo, ecco, e quali sono i servizi che maggiormente le aziende, richiedono in questo momento? Allora, direi sicuramente negli ultimi anni, in particolar modo dal 2020, è cresciuto moltissimo quello che tecnicamente si chiama il fringe benefit, che per dirlo un Certo. po' in maniera semplice è sostanzialmente un buono acquisto. È cresciuto dal 2020 perché spinto dall'allora governo Draghi post pandemia come un ottimo boost, un ottimo acceleratore per l'economia. Quindi, in primis questo, che oggi vale circa un po' più del 35% di quello che i nostri clienti comprano. In secondo e in terzo luogo, sicuramente c'è la parte dei servizi ricreativi, quindi viaggi, palestra, teatro e così via, e poi la parte dell'istruzione.